Fratelli e sorelle carissime, brati e insestere, fratis e sors, non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Sono parole dell'angelo al quale è affidato l'annuncio della resurrezione del Signore. Non è qui. Voi potete vedere solo il luogo dove era deposto. Ed è quello che possiamo ripetere anche noi oggi. Nulla si può vedere, ma siamo rimandati a un altrove inimmaginabile. Non è qui. Per cercare ci restano solo le parole alle quali veniamo affidate o anche a quello che Gesù ha fatto e ha detto prima di questi 3 giorni. Le donne hanno avvertito presumibilmente la scossa di un gran terremoto, ma un terremoto che ha aggiunto in loro il terrore. Non ricordavano più quelle parole con cui erano state avvertite: il terzo giorno risusciterò. Per fortuna, l'angelo, visto che erano rimaste come morte al pari delle guardie, le rassicura: non abbiate paura. Voi cercate Gesù il crocifisso, non è qui. Da qui invece deve partire il vostro cammino. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea, lì lo vedrete. Succede così anche a noi. Spesso vorremmo incontrarci con Dio e invece la paura di un Dio che non riusciamo a contenere, il dolore per i problemi che non riusciamo a risolvere, il lento distacco dalla nostra vita scollata da una precedente e lunga inerzia, i tempi lontani dell'oratorio, dei campi scuola, della fedeltà alla messa, la routine del lavoro e della famiglia sempre pronta a surrogarci, la pigrizia che ti prende e si attacca alla tua vita come il colore si attacca alle pareti, o come fai l'abitudine alla moglie o al marito, come ai mobili di casa, e a Gesù stesso, come un ricordo affascinante del passato, ci fanno trovare anche oggi, almeno per molti, il sepolcro vuoto. E allora riascoltiamo questa notte le parole dell'angelo. Non è qui, è risorto, vi precede in Galilea. E allora l'annuncio di Pasqua è questo: uscite di chiesa questa notte con il desiderio di riprendere la consuetudine dei rapporti di familiarità con Gesù. Non fermatevi al sepolcro, quella è una meta triste. L'angelo che si è accostato adesso ha srotolato la pietra ponendosi a sedere su di essa. È il segno che Dio è sovrano sulla morte. Abbandonate anche voi in fretta il sepolcro per dare l'annuncio. L'annuncio che la morte non è l'ultima parola per Dio. Certo, non è facile capire la risurrezione. Per questo, come le donne, abbiamo bisogno anche noi e con noi i discepoli di un lungo cammino. Sarà necessario parlare con gli 11, ricordarci quello che Gesù ha detto e ha fatto. Sarà necessario riprendere in mano la propria vita cristiana. Sarà necessario lasciarci prendere per mano da Maria, la madre del risorto. Lei che più di tutti e in modo unico e ripetibile vive in comunione col Figlio suo Gesù, perché ci riconduca a un autentico rapporto di familiarità con Gesù. Domenica, alla Messa delle Palme, l'ho ricordato anche Giovedì Santo, vedendo tanti giovani papà e mamme, mi sono detto:
come sono fortunati quei bambini ai quali sto segnando la fronte con il segno della croce. Dall'inizio del loro cammino, della loro vita, hanno la fortuna di avere dei genitori che li aiuteranno a scorgere nella loro avventura bella e promettente una verità oltre e più sicura di quella che altri bambini non avranno. Quei bimbi potranno comprendere da subito la verità del Vangelo di Gesù, potranno credere da subito nella resurrezione, in modo da non poter mai essere delusi dalla vita. E allora viene voglia di dire: fratelli, sorelle, il Signore è risorto, veramente risorto, non è qui. Andate a dirlo ai Suoi discepoli, ai vostri figli, agli amici, ai compagni di lavoro, e al seguito di Gesù imparate a fare della vostra vita un dono, perché solo così la conserverete per sempre. Quale altro augurio potrebbe fare il Vescovo nella notte di Pasqua? Fate che la vostra vita sia un dono, come quella di Cristo, che l'ha data per noi e l'ha ricevuta nuovamente in dono dal Padre. E allora così, buona Pasqua. Veselo velico noc, buine Pasche. Amen.